siamo tornati un po' indietro nel nostro percorso. Noi abbiamo conosciuto questa musica attraverso il cinema di Woody Allen ci ha veramente cambiato la vita. Abbiamo visto un film, si chiamava Midnight in Paris, ve lo ricorderete probabilmente, e ci ha portato in un mondo fantastico, in un mondo in cui la musica e soprattutto i sogni venivano vissuti in una maniera alternativa. Allora abbiamo iniziato il nostro percorso musicale nella maniera più semplice, andando in via Lagrange, in centro a Torino, a suonare in strada. Un po' nel nostro percorso artistico abbiamo notato che la musica, ragazzi, per noi, almeno per come la viviamo, è un linguaggio, sapete, è un modo di esprimersi. Le persone che incontriamo nella nostra vita, almeno per quanto ci riguarda, sono il vero investimento, quello che non ti tradisce mai, quello che quando la sera vai a dormire te lo porti dietro. E ti porti dietro che cosa? L'emozione. E alla fine va a toccare proprio quelle corde che sono dentro di noi, laggiù nascoste, che sono in assoluto il luogo più sicuro. Quello che vi vogliamo raccontare questa sera con la nostra musica, che è semplicemente un po' riassunto di questa nostra teoria applicata, è il fatto che avere una passione nella vita, avere un sogno, è una cosa veramente molto importante. E anche se viviamo in un mondo dove molto spesso qualcuno ci dice di lasciare stare, perché a volte ci sono cose più pratiche nella vita, quelle cose più standard che mettono tutti d'accordo, noi vi vogliamo dire: non gli date retta, tenete stretti i vostri sogni e andate avanti. La nostra musica nasce da quello. Grazie mille.
vi salutiamo con un ultimo brano che ha permesso di connetterci non solo con noi stessi ma con la natura. Ci siamo connessi con le lucciole, sapete, quegli animaletti che si accendono e si spengono. Una sera ci siamo improvvisati scienziati, ci siamo chiesti: ma le lucciole sanno andare a tempo di musica, così a caso? Abbiamo scoperto che le lucciole non solo andassero a tempo, ma andassero più a tempo di noi. Quindi era immancabile scrivere un brano dedicato in realtà alla danza notturna di queste lucciole meravigliose che stavano sull'acqua di un lago e si riflettevano un po' come fossimo nel film Big Fish. Vi suoniamo Firefly.